Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Azzerati i vertici della mafia di Carini, 5 arresti nel blitz dei carabinieri. Il clan gestiva anche una condotta abusiva dell'acqua. Sindacalista picchiato da branco di bulli a Palermo. Ho rabbia, non paura, racconta ai nostri microfoni. Ha rischiato di perdere un occhio. La dolce latitanza di Messina Denaro tra spiagge, cene e tatuaggi. I magistrati raccontava il suo giro di amicizie trasversali. Migranti costretti a dormire all'aperto dopo l'incendio che ha danneggiato il centro per i rimpatri di Milo nel Trapanese. Ispezione del PD che chiede risposta al ministro Piantedosi. Girandola di fake news sui limiti di velocità alla circonvallazione di Catania, il vice sindaco La Greca fa chiarezza. Agata in seno e la mostra sfilata contro il tumore al seno organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania, una passerella tra i banchi della fiera di Catania. Calcio, Ciccerelli si presenta con un gol, ma non basta al Catania per battere il Monopoli. Il nuovo acquisto rossazzurro guarda avanti con fiducia. Dunque, la mafia che gestisce un vero e proprio acquedotto. In pratica, se vuoi l'acqua corrente in casa devi pagare a Cosa Nostra. Succede a Carini, dove i carabinieri hanno portato a termine un'operazione antimafia. Manlio Viola. Non solo le tradizionali estorsioni, la famiglia mafiosa di Carini in provincia di Palermo gestiva anche l'acqua nel suo territorio. Lo faceva attraverso un vero e proprio acquedotto abusivo che riforniva oltre metà delle ville della popolazione del carinese, con regolari bollette pagate sempre a Cosa Nostra. Qualcuno si stranizzava del sistema, ma alla fine gli emissari della famiglia raccontavano la frottola dell'acquedotto privato con concessione pubblica. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo su richiesta della DDA nei confronti di 5 persone, 4 in carcere, una ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutte accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate commesse avvalendosi del metodo mafioso e reati in materia di armi. Il GIP Fabio Pilato ha disposto il carcere per Salvatore Abbate, 55 anni, Giuseppe Passalacqua, 49, John Pipitone, 42, Salvatore Vallelunga, di 43. I domiciliari invece per Vincenzo Vallelunga, di 74. Le indagini sono state condotte dal 2021 al 2023 dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo e avrebbero accertato il rientro a pieno titolo di pregiudicati mafiosi dopo lunghi periodi di detenzione nella fila della famiglia di Carini, a fianco dell'inserimento di giovani e ambiziosi mafiosi in ascesa. Le indagini sono il prosieguo dell'operazione Feudo, che a settembre 2022 aveva già portato all'arresto di 3 persone per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e hanno ricostruito gli assetti interni della famiglia mafiosa di Carini inserita nel mandamento Palermo Nord, ovvero Tommaso Natale San Lorenzo. I militari hanno accertato che i vertici dell'associazione mafiosa gestivano appunto anche la condotta idrica abusiva, unico modo per avere l'acqua corrente in molte aree del carinese. E vi raccontiamo l'ennesimo episodio di violenza a Palermo. Un sindacalista è stato aggredito a calci e pugni da un branco di giovani. Più che paura, sono arrabbiato, ha raccontato ai nostri microfoni Marco Gullà. Pugni, calci, colpi ai fianchi, ha rischiato di perdere un occhio. È brutale l'aggressione nei confronti di quest'uomo palermitano. Si chiama Francesco Brugnone, sindacalista della CGIL. Tutto accade sabato sera, quando era in compagnia della fidanzata e di un'amica. Ha fatto manovra con l'auto per lasciare il parcheggio di via Spinuzza a Palermo, una delle strade della Movida. La vettura era circondata da motorini in sosta e da giovani. Una discussione che è diventata subito accesa perché i giovani non volevano spostarsi, e così il sindacalista viene picchiato con calci e pugni. Più che paura, io sono molto arrabbiato, perché se c'è l'impossibilità di andarsi anche semplicemente a mangiare una pizza dopo una giornata passata al lavoro e passare una serata serena con la problematica e con la preoccupazione di rientrare sani nella propria casa, anche perché c'era pure la mia compagna, la mia amica, ero anche preoccupato per loro, sta diventando veramente una città che necessita di un controllo sociale e, per me, e permettimi, anche politico, che deve andare oltre a quello che sta accadendo in questo momento. È in questa piazza che vedete alle mie spalle che Francesco, il sindacalista, è stato appunto brutalmente picchiato. Una zona che nelle ore diurne è assolutamente tranquilla, anche frequentata da turisti, ma che invece dalle 19 in poi diventa punto della movida, o meglio della mala movida. Ci puoi mostrare i segni di questa aggressione?
Sì. La tua fidanzata cosa ti ha detto? Cosa ti diceva durante appunto questa brutale violenza? Terrorizzata, non riusciva nemmeno a parlare, fino adesso non riesce a dormire la notte purtroppo. Spero che soprattutto a lei la paura passi in fretta, perché avere il timore di perdere il proprio compagno per una banale aggressione è qualcosa che non augurerei a nessuno. Messina Denaro, la dolce vita del boss tra spiagge, cene e tatuaggi, un latitante che viveva da uomo libero. Laura Spanò. Le cure dal dentista in centro a Palermo, il mare alla Daura, la conoscenza coi Graviano. C'è tutto questo nell'ultimo interrogatorio di Matteo Messina Denaro ai magistrati di Palermo. Ed è qui che viene fuori il paradosso. Lui, al contrario di altri boss latitanti, ha vissuto da uomo libero, senza paura. Il boss più ricercato in Italia, accusato di essere uno stragista, un sicario dei Corleonesi, un affarista, conduceva la sua vita nel lusso alla luce del sole, sfidando lo Stato, come lui stesso ha raccontato a verbale ai magistrati lo scorso luglio. E lo ha fatto per molti anni. A Palermo aveva il suo dentista, il suo tatuatore, aveva le sue amicizie, c'era il mare della Daura. Ai PM Messina Denaro ammette per la prima volta che di professione faceva il mafioso, ma teneva a dire che la sua vita non è stata solo mafiosità, sarebbe riduttivo. Per oltre 10 anni ha frequentato lo stesso studio dentistico in via Belgio, ma il dentista non sapeva nulla, essendosi sempre presentato con il nome di Corseri o Curseri, di cui aveva anche il documento. E di documenti falsi gli investigatori ne hanno ritrovati parecchi nell'abitazione di Vicolo San Nicola a Campobello, ultimo indirizzo del boss a partire, si pensa, dal 2017-2018. E allora vengono in mente due strani furti di carte d'identità al comune di Trapani e a quello di Alcamo. Messina Denaro conferma ai giudici per la prima volta di conoscere i fratelli Graviano, boss di Brancaccio, con i quali ha condiviso il periodo stragista, eppure Salvatore Riina, ma poi rivendicava che le sue amicizie non iniziavano e finivano solo nel mondo mafioso, le sue amicizie erano trasversali. Migranti costretti a dormire all'aperto dopo l'incendio che ha danneggiato gravemente il centro per i rimpatri di Milo, nel Trapanese. C'è stata un'ispezione di deputati del PD che adesso chiedono risposte al ministro Piantedosi. Luca Ciliberti. Nel centro di permanenza per il rimpatrio di Milo, nel Trapanese, la situazione è diventata critica dopo un incendio che ha messo la struttura inagibile per il 90% delle sue capacità. Da quel momento le persone presenti sono costrette a dormire all'addiaccio, accanto ai moduli ormai compromessi, con poche coperte e senza materassi, tutti esposte alle intemperie, con servizi igienici del tutto insufficienti. Attualmente il centro ospita 56 persone in spazi sottodimensionati rispetto alle effettive necessità. Nei giorni scorsi una delegazione del Partito Democratico con la deputata Giovanna Iacono, accompagnata da Valentina Villabuona, responsabile del Dipartimento regionale immigrazione del partito, ha ispezionato il centro. Chiederemo al ministro dell'interno Piantedosi di darci notizie e dettagli. Lo faremo attraverso una interrogazione parlamentare nella quale chiederemo cosa è successo realmente nella settimana scorsa in quella struttura, dove verranno trasferiti i migranti ospiti in questo momento in quella struttura e soprattutto cosa ne sarà del loro futuro. La tensione è esplosa dopo l'arrivo di un provvedimento per 29 tunisini che dovevano lasciare il centro per rientrare nel loro paese. Per impedire il rimpatrio, un altro gruppo di migranti ha deciso di dare vita a una vera e propria rivolta. Tutto questo dimostra che questa tipologia di accoglienza è una tipologia sbagliata, perché la stragrande maggioranza dei migranti presenti proveniva da sbarco e rimane in attesa per lunghi tempi della richiesta di protezione internazionale solo per il fatto di provenire da paesi che secondo il governo italiano sono paesi sicuri. Il centro intanto resta aperto in attesa delle decisioni del ministro Piantedosi. Accogliendo la richiesta della Procura, il GIP di Palermo ha archiviato l'indagine su presunti falsi nei bilanci del Comune di Palermo a carico dell'ex sindaco Lelu Curlando e di altri 19 tra ex assessori e dirigenti. Dall'indagine è emerso che gli errori nei bilanci dal 2016 al 2019 non erano frutto di dolo. 50 o 30 km all'ora. A Catania circolano varie fake news sui limiti di velocità alla circonvallazione che creano confusione tra gli automobilisti. Il vice sindaco fa chiarezza. Tonino De Mana.
si è superato ogni limite, non di velocità ma di fake news. Possono una o più persone fare un post e mettere in allarme migliaia di automobilisti? Nell'era dei social e dei leoni da tastiera la risposta è sì, tanto da indurre il comune di Catania, il sindaco Trantino e il suo vice La Greca a smentire le voci in merito all'attivazione di autovelox e T-Red sulla circonvolazione che avverrà tra fine febbraio ed inizio marzo. Lo avevamo annunciato in un nostro servizio andato in onda il 22 gennaio scorso e lo ribadiamo per quanti sono distratti da voci incontrollate che non arrivano da fonti ufficiali. I dispositivi di sicurezza tra ogni ennesima entreranno in esercizio a fine mese, quindi permangono gli attuali limiti di velocità che, nessuno si scandalizzi, sulla circonvolazione in alcuni tratti sono già di 30 km orari. Lo indica chiaramente questo cartello sul viale Odorico da Pordenone. Lo stesso segnale verrà rimosso non appena sarà dato il via libera alla nuova disposizione che porterà il limite, salvo alcune eccezioni, a 50 km orari per tutta la circonvolazione. L'amministrazione Trentino non vuole fare cassa assolutamente. Assolutamente, vuole solo preservare la vita dei cittadini, dei bambini, dei diversamente abili, perché siamo pienamente convinti che 5 minuti in più trascorsi in macchina, invece che magari stravaccati su un divano a fare i leoni di tastiera, servono a salvare le vite, serve ad una cittadinanza efficiente, ad una vita migliore per la nostra città, ecco il nostro obiettivo. E mentre si dibatte sui limiti e si attende l'attivazione di autovelox e T-Red, balza all'occhio uno strano attraversamento pedonale con un blocco di cemento che separa le due carreggiate. Non certo il massimo in tema di barriere architettoniche, di sicuro pericoloso per chi dovesse inciampare, visto che rischierebbe di finire sotto un'auto in transito e poco importa se viaggia a 30 o 50 km orari. E proprio su questo tema, le fake news sui controlli e i limiti di velocità a Catania, sarà incentrato il nostro focus di oggi con Roberta Lunghi, in studio Alessandro Porta, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Catania. Potete inviare le vostre segnalazioni sin da ora al 342 745 5005. L'appuntamento è alle 14.30 e in streaming sulla siciliaweb.it. Il bollo auto si prescrive dopo 3 anni, lo ha ribadito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, accogliendo il ricorso di un automobilista che si era visto notificare una cartella che risaliva al 2015. La tassa, ha deciso, è concluso, è inesigibile, decorso il termine triennale. Ci avviciniamo alla festa di Sant'Agata, in questi giorni si susseguono le iniziative Agata in Seno, una mostra sfilata contro il tumore al seno organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania. Scenario saranno le bancarelle della fiera. Eva Spampinato. È un'agata pop, popolare, che cammina, anzi sfila, raffigurata in questi abiti tra la sua gente, tra le persone che affollano Piazza Carlo Alberto e passa tra le bancarelle della Feroluni. Qui davanti alla caserma Sant'Angelo Fulci, accanto alla chiesa del Carmine, che il 4 febbraio ospita una lunga sosta del fercolo di Sant'Agata nella processione del giro esterno. È un'agata fatta di contaminazione, tanto cuore, quello che ci mettono gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania che hanno realizzato gli abiti, e una infinita passione, quella di Liliana Nigro, che da 22 anni organizza l'iniziativa omaggio alla patrona di Catania. Questa scala diventa quasi una cannula delle flebbo che fa arrivare la linfa vitale fra quello che è la caserma, l'esercito, l'istituzione, la cultura, e poi per arrivare alla contaminazione con le bancarelle, con la gente di tutti i giorni, con la gente comune. Agata in Seno quest'anno è anche un messaggio di prevenzione contro il tumore al seno. Entra nei luoghi di cura all'Istituto Humanitas di Catania dal 1 al 15 febbraio con una mostra di oltre 100 costumi. Quello che noi facciamo come accademia, come artisti, lo vogliamo portare a realtà ben diverse: la realtà oncologica dell'Istituto Humanitas, la realtà oncologica delle donne del filo della vita. Tra le 50 modelle provenienti da tutti i quartieri della città hanno sfilato anche 10 donne in lotta contro il cancro. Sono chiamati in questo momento non soltanto i ragazzi di fashion, ma sono chiamati i ragazzi di più settori dell'accademia, fotografia, cinema. Sono qui per lavorare per la storia di questa santa, la storia di questa città e di questo territorio. Intanto si mettono a punto gli ultimi dettagli del piano sicurezza per una festa sicura e senza ombre. Ci saranno zone off limits e ingressi contingentati in Piazza Duomo per la sera del 3. Sempre a Catania, pellegrinaggio penitenziale ieri sera nei luoghi del martirio di Sant'Agata, presieduto dall'arcivescovo Ren, un momento di preghiera inserito per la prima volta nel calendario degli eventi delle celebrazioni agatine. Il cammino è iniziato alla chiesa di Sant'Agata alla Vetere e si è concluso in cattedrale in Piazza Duomo.
All'ospedale San Vincenzo di Taormina mancano personale e posti letto e il rischio è di una smobilitazione. Pronto un ordine del giorno del Consiglio Comunale. Francesco Triolo. Posti letto tagliati, reparti chiusi o senza primari, lunghe code di pazienti che attendono anche ore prima di essere visitati, estenuanti attese che sfociano anche spesso in atteggiamenti di intolleranza e degenerano in episodi di violenza contro gli operatori sanitari. La situazione all'ospedale San Vincenzo di Taormina è ormai insostenibile, mancano 7 primari, i posti letti si sono ridotti di 70 unità, da qui la decisione anche della minoranza in Consiglio Comunale di presentare un ordine del giorno urgente che verrà discusso lunedì prossimo e che riguarda la sicurezza degli operatori sanitari costretti a turni massacranti e di conseguenza dell'utenza. Tutto questo si aggiunge anche alla sempre più precaria ed incerta permanenza del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo. Questo è un ospedale in cui mancano in pianta organica 22 medici che dovrebbero già essere stabilmente assegnati. È un ospedale con 179 posti letto che negli ultimi 10 anni ne ha persi circa 65 ed è una cosa che mi sembra evidente, inutile commentare. È un ospedale in cui mancano i primari in 7 reparti, c'è una vacatio in 7 reparti. È un ospedale in cui il più grande pronto soccorso della provincia di Messina, con circa 30.000 accessi l'anno, non possiede un posto fisso di polizia, non possiede i 6 posti letto assegnati in stanteria e questo comporta grossi sacrifici di denaro pubblico per il trasferimento di pazienti che potrebbero essere mantenuti presso il pronto soccorso. A Taormina si prepara un'azione forte per tutelare l'ottimale funzionamento del presidio ospedaliere ed evitare la smobilitazione, con la cittadinanza che vive uno stato di preoccupazione per il rischio che la struttura, punto di riferimento del territorio, possa essere depotenziata ulteriormente. A Catania un uomo di 50 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Novara. Secondo quanto accertato si tratterebbe di suicidio. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Nel 2025 Agrigento sarà capitale italiana della cultura. La macchina organizzativa però sembra andare a rilento, anche se il sindaco Francesco Micichè rimane ottimista sulla riuscita del progetto. Davide Sardo. Il conto alla rovescia è iniziato già da tempo. Tra 11 mesi Agrigento sarà capitale italiana della cultura. Tutto però tace fra polemiche e rimbalzo di responsabilità tra gli enti promotori dell'ambizioso progetto. Non c'è un cantiere aperto, non ci sono attività propedeutiche, ma soprattutto manca la fondazione che dovrà gestire tutte le iniziative con alcune modifiche rispetto al progetto originario. Stampa nazionale e non solo parlano di un sempre più probabile flop, ma il sindaco di Agrigento, Francesco Micichè, getta acqua sul fuoco e sprigiona ottimismo. La macchina organizzativa lavora già da tempo, lavora da tantissimi mesi. Ufficialmente non ho potuto comunicare nulla perché ancora la fondazione non è operativa, manca l'ultimo passaggio dal notaio, però ripeto, già i contatti sono stati presi, gli sponsor contattati. E mancano ufficialmente le firme. Il sindaco di Agrigento Francesco Micichè ieri mattina si è recato a Palermo alla regione siciliana per sbloccare il finanziamento di 5 milioni di euro per capitale italiana della cultura. Una canzone per dire no alla violenza contro le donne e lividi che non si cancellano dalla mente, quelli di Viviana Macri che vuole spingere a denunciare le vittime di relazioni tossiche. Giusilia Zara. La tua mano mi ha strappato alla vita, la tua mano mi ha cambiato in un fiore. Il messaggio è chiaro per dire basta alla violenza alle donne. Viviana Macri è una giovane cantante catanese che con la musica vuole dare coraggio a chi si sente in trappola e non riesce ad uscire da un amore tossico. Mi sono sentita toccata, comunque sensibilizzata in prima persona, perché avendo 24 anni comunque potrei avere a che fare con questo tipo di esperienze, perché purtroppo ad oggi sono sempre più comuni, anche se non dovrebbero essere. E la cosa infatti in cui sbagliamo è che purtroppo ci tendiamo a non vedere la realtà e quindi a tenere gli occhi chiusi su determinati comportamenti che possono essere non solo fisici, cioè violenza fisica, ma anche verbale, che è quella secondo me anche paradossalmente più grave. Vedi le cicatrici sul mio corpo, sono il segno della tua meschinità. Un vero mostro, un uomo a metà.
La canzone Lividi è stata scritta da Michele Russo con la musica di Antonio Macri. Non meritiamo sicuramente un uomo che ci faccia valere poco. Ovviamente è anche reciproca la cosa. Lividi da cancellare nella mente, l'eccessiva rabbia e l'aggressività. Tu che imprigionavi la mia libertà. Torniamo tra poco con lo sport e sentiremo il nuovo attaccante del Catania, Cicerelli, a tra poco. Eccoci al calcio, Cicerelli si presenta con un gol, ma non basta al Catania per battere il Monopoli. L'attaccante, nuovo acquisto rossoazzurro, guarda avanti con fiducia. Tonino De Mana. Prezioso ed estroso in campo, tanto da disegnare una parabola perfetta che non ha lasciato scampo a Gelmi, tornato al gol dopo due anni, dopo aver trafitto un certo Gigi Buffon, spigliato ed estroverso davanti alle telecamere. Emanuele Cicerelli, scuola Lazio, uno degli ultimi acquisti della campagna di rafforzamento del Catania, guarda avanti con fiducia anche dopo il mezzo passo falso casalingo con il Monopoli, una partita che si era messa in discesa grazie ad una sua prodezza, ma che poi si è rivelata una montagna alta da scalare per poi concludersi tra i fischi del Massimiliano. Tra primo e secondo tempo è cambiato troppo, secondo me, appunto, dal punto di vista dell'approccio. C'è rammarico e delusione perché dopo una partenza del genere il risultato che non accontenta nessuno, fondamentalmente non ci serviva un altro tipo di risultato. È indubbio che la squadra sia in difficoltà, ma è altrettanto vero che Lucarelli sta lavorando per assemblare un nuovo gruppo praticamente rivoluzionato dal mercato di gennaio. Presi singolarmente forse siamo più forti di tutti, in assoluto, quindi ci deve entrare solo in testa che anche se sei forte sulla carta, poi comunque in campo non è che vinci la partita perché sei forte, vinci la partita perché comunque lo devi meritare 90 minuti. Arrivi e partenze si susseguono, il centrocampista rossazzurro Rocca si trasferisce all'Avellino, il rossazzurro approda il colombiano Teio, poi, visto l'infortunio di Beders, toccherà ad un portiere. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento che cercherà di fare chiarezza sulle fake news che circolano sui limiti di velocità a Catania. È tutto, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.